Un disco omogeneo di massa M grande pari a mezzo chilo e raggio R grande pari a 20 cm ruota in un piano orizzontale intorno al suo asse di simmetria con velocità angolare omega con 0 pari a 30 radianti al secondo. Un proiettile di massa M piccolo pari a 60 grammi viene sparato con direzione parallela all'asse di rotazione sul bordo del disco, perpendicolarmente al piano del disco. Il proiettile, la cui velocità è V con 0 pari a 20 metri al secondo, dopo l'urto rimane conficcato nel disco. Calcolare domanda A, la velocità angolare omega con 1 del sistema dopo l'urto. Domanda B, il lavoro delle forze non conservative durante l'urto. E il problema 8.17 del Mazzoldi, l'altro capitolo, capitolo 8, è quello riguardante gli urti, sia gli urti anelastici ed elastici, come abbiamo visto, ma anche per i sistemi rigidi. Questo, francamente, è un sistema che, a mio modo di vedere, è molto facile perché c'è da applicare. Scriviamo questo, l'asse A, io ho abbozzato qui a un disegno, c'è cioè il proiettile che colpisce e si conficca, quindi l'urto è perfettamente, completamente, totalmente anelastico. Sappiamo che in questi casi, e l'abbiamo visto in un problema simile, sempre di un disco, ma lì era un uomo che saltava a bordo, sul bordo del disco, ma era come se fosse un urto totalmente anelastico, si conserva il momento della quantità di moto, anche perché voglio dire che non ci sono forze, pur essendoci forze esterne che interagiscono fra di loro, non ci sono forze esterne dotate di momento. Quindi, se applico la seconda equazione cardinale, il momento assiale delle forze esterne, che è pari alla derivata del momento della quantità di moto rispetto al tempo, che è anche pari al prodotto del momento di inerzia I per la derivata di omega rispetto al tempo, il membro di destra è 0, perché il momento delle forze esterne è 0, non ci sono forze esterne che compiono momento, dotate di momento. Pertanto omega è costante, quindi posso dire che il momento della quantità di moto si mantiene costante, quindi all'inizio, il momento della quantità di moto all'inizio coincide col momento della quantità di moto alla fine. E sappiamo che è il prodotto all'inizio c'è il solo disco che ruota, vi ricordo che dato qui c'è una caraffa di dati I del disco, chi è? È un mezzo MR al quadrato, momento di inerzia del disco, quindi I per un mezzo MR al quadrato, ma che cavolo sto dicendo Willis? È un mezzo MR al quadrato ovviamente ci danno, no? Quindi un mezzo MR al quadrato per omega con 0 che conosciamo. È uguale, attenzione, il momento di inerzia, I con 1 per omega con 1. Chiaramente, in questo modo ci calcoliamo la velocità angolare del sistema dopo l'urto, perché dopo l'urto che succede? Succede che c'è anche il proiettile, la pallottola conficcata in corrispondenza del bordo del disco. E quindi I con 1 non è un mezzo m al quadrato, ma andiamo a scrivere un mezzo mr al quadrato più la massa M del disco, cancello qui il momento di inerzia del disco, mi serve più, ma lo conosco, più M per R quadro, no? Ovviamente per la nostra omega con 1 incognita. E cari ragazzi, questo è quello che succede. E quindi, va bene, R quadro lo elimino, moltiplico per 2, ottengo che M omega con 0 è uguale a m grande più 2m piccolo per omega con 1. Quindi rispondo alla domanda relativa alla lettera A, problema francamente direi una facilità estrema, la scrivo qui, omega con 1 chi è? Lo scrivo in simbolico e omega con 0 per quello che rimane, no? Quindi omega con 1, espressione che tra l'altro peraltro abbiamo già visto in altri problemi, quindi è molto ripetitivo il tutto, omega con 1 che è questa, è m grande diviso m grande più 2m piccolo per omega con 0. Allora, se fate questo conto, visto che m grande l'abbiamo è 0, mezzo chilo, R ce lo davano in centimetri, io sono passato in metri, 0,2 metri, omega con 0 è 30 radianti al secondo, m piccolo è 0,06 kg, 7,02 kg, quindi tutto quanto a posto. Se fate questo conto viene un 24, no? Ovviamente un valore che è chiaramente diminuito, lo sappiamo, radianti al secondo. C'è poi la seconda domanda che potrebbe ingannare, in realtà il lavoro delle forze non conservative durante l'urto. Io vi ricordo che per il teorema delle forze vive, il teorema del lavoro di energia cinetica, il lavoro delle forze non conservative, che è negativo, quello dovuto all'attrito, è la differenza tra l'energia meccanica finale meno l'energia meccanica iniziale, cioè è la variazione dell'energia meccanica. Oh, qui dobbiamo prestare attenzione perché ovviamente in questo caso è una differenza tra comunque energie cinetiche, cioè abbiamo che
alla fine c'è l'energia cinetica frazionale, un mezzo, alla fine, attenzione, I con 1 omega con 1 al quadrato, meno che cosa? Dunque dobbiamo stare attenti perché all'inizio abbiamo due energie cinetiche, quella un mezzo I con D omega con 0 quadro, meno un mezzo mv con 0 quadro, che è l'energia cinetica del proiettile, no? Quella traslazionale, questo che va fatto in pratica, no? Tranquillamente. Dunque, facciamo un po' di conti, visto che il problema è effettivamente molto semplice, io raccoglierei un mezzo a fattor comune, tenete presente che cosa vogliamo fare? Vogliamo metterci, ma sì, facciamo un po' di conti, un mezzo che moltiplica, andiamo un I con 1 e un mezzo mR al quadrato più m piccolo per r quadro, omega con 1 quadro, lo possiamo scrivere come tutto questo, che è I con 1, moltiplica m al quadrato diviso m più 2, m grande più 2m piccolo al quadrato, tutto per omega con 0 quadro, no? E va bene. Meno un mezzo. Poi abbiamo un mezzo mR al quadrato per omega con 0 quadro e poi meno un mezzo mv con 0 quadro. Bene, qui potremmo semplificare, no? Vogliamo raccogliere un mezzo, sta davanti, che ho raccolto in 3. Poi cosa abbiamo? Abbiamo, qui possiamo fare un minimo col multiplo, abbiamo un, dunque, qui cosa abbiamo? Possiamo scrivere un 2 di minimo col multiplo, quindi un m più 2m, tutto per r al quadrato davanti. Sotto abbiamo un m più 2m al quadrato che se ne va con questo, che è quello che volevamo fare, e sopra abbiamo quell'm quadro, ovviamente per omega con 0 quadro, poi abbiamo questo meno m r quadro diviso 4, no? Sarebbe meno un mezzo r quadro omega con 0 quadro, va bene, e meno un mezzo mv con 0 quadro, chiusa la parentesi. Qui si è andato tutto, allora rimane, insomma, abbiamo fatto tutto quanto, c'è tutti i dati pronti. Se fate questo conto, potete andare avanti facendo un ulteriore minimo comune multiplo, ottenete proprio un valore, vi dico subito, negativo. Ma ce l'aspettavamo, e il lavoro delle forze non conservative è quello dell'attrito. E vi viene un meno circa, verificato, ma dovrebbe essere un meno 12,87 joule. Abbiamo risolto molto facilmente questo facile problema riguardante l'urto perfettamente elastico vincolato, in questo caso con un proiettile che si è conficcato sul bordo di un disco che ruotava con una certa velocità angolare iniziale e dotato di momento di inerzia, un mezzo mR al quadrato. Ciao a tutti.